Va ora in onda Padania Misteriosa. C'è un tipo che viveva in una baia, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente. Buongiorno, bentrovati con Padania Misteriosa, al microfono Alfredo Lissoni, qui con me Michele Castellano. Ciao Michele. Sì, buongiorno a tutti. E voglio ricordare, tu sei anche un astrofilo, quindi sei appassionato di cose del cielo. Questo che abbiamo sentito era Studio Aperto del 26 gennaio scorso, poi vedremo insomma se sono state viste veramente forme di vita su Venere. Insomma, non è che Studio Aperto poi sia al massimo dell'attendibilità, questo va anche detto. Ma torniamo a parlare anche di misteri antichi, perché noi siamo collegati telefonicamente con Biagio Russo. Ciao Biagio. Ciao Alfredo. Voglio ricordare il tuo libro Schiavi degli Dei, della Dracon Edizioni, che tra l'altro questa sera ci sarà una presentazione, una tua conferenza. Sì, questa sera alle ore 21 sono a Muggiò. Sì. Nel Milanese, in Brianza. Sì. Sì. E presso la Sala San Giovanni della Parrocchia San Carlo. No, non mi dire, della parrocchia? Sì, Alfredo. Cioè, oddio, ho capito, il prossimo che finisce sul rogo. Ah, ma come mai il prete ha accettato di... No, ma sei una volta guai, eh. Beh. Sì, non lo so. Dovevo andare così, Alfredo. No, beh, ma poi tu sei... No, ora, battute a parte, tu sei un ricercatore molto serio e molto accurato, quindi quando dici una cosa non vai per farfalle, quindi è giusto che... E anche il prete, insomma, se i dati ci sono ne prenda atto. Ecco, parliamo un attimino del passato, perché so che è possibile una rilettura diversa da quella mitologica, per esempio, di una catastrofe naturale o provocata da qualcuno, quale il diluvio universale. Tu ne parli nel tuo libro? Sì, ne parlo, non ne faccio un grande approfondimento, ma qui colgo l'occasione per farlo, perché sì. Noi sappiamo che nella Bibbia il diluvio, sì, viene indicato come il castigo di Dio nei confronti degli uomini perché avevano molto peccato, no? Ma per la precisione sappiamo anche che il racconto biblico è stato ispirato dal poema assiro-babilonese, l'epopea di Gilgamesh, che è del XIII secolo a.C., ma che ha origini ben più antiche nel diluvio sumerico, che è anche detto Genesi di Eridu, che è del XX secolo a.C. Quindi ancora più indietro nel tempo? Molto, sì, molto più indietro. In ogni caso, tanto nell'epopea di Gilgamesh che nel diluvio sumerico, si tratta di un castigo deciso, procurato ed inviato da Dio o dagli Anunnaki, secondo gli antichi sumeri. Ma sai, Alfredo, io sono un dubbioso e quindi mi piace verificare. Tant'è che, partendo dal concetto base che la Terra è stata più volte colpita da frammenti di detriti spaziali, ne troviamo tracce e cicatrici sulla crosta terrestre, ce ne sono alcuni eclatanti come quello dell'Arizona, che è largo 1200 metri, per esempio. Sì. Ho trovato che nel 1990 è stato pubblicato uno studio da due geologi dell'Università di Vienna, i Tolman, i quali, facendo riferimento a una vasta serie di pubblicazioni circa le collisioni di corpi celesti con la Terra, hanno elaborato una sintesi grazie alla quale, sempre in maniera documentata, devo dire, si evince che circa 10.000 anni fa la Terra è stata colpita da una cometa. Ulteriori studi a questa coppia di geologi gli permisero di localizzare dei molteplici impatti avvenuti pressappoco contemporaneamente in più parti del globo terrestre. Per essere ancora più precisi, 7 impatti localizzati nella zona dell'Australia, Indonesia, l'Oceano Indiano piuttosto che l'Atlantico. A questo punto si presume che si trattasse più che altro di una cometa che si frantumò in 7 parti. Noi abbiamo memoria del grandioso spettacolo che ci ha offerto la Schumacher-Levy quando, dopo essersi frantumata in varie parti, andò a schiantarsi nel 94, se ricordo bene,
sulla superficie di Giove. Certo, è evidente a questo punto che questi 7 impatti, qualora avvennero, perché voglio dire, sebbene le cose siano documentate, c'è sempre il beneficio del dubbio, sulla Terra causarono tsunami tremendi, tanto da sommergere quasi tutte le terre emerse, cancellando quasi totalmente la civiltà che era presente. I pochi superstiti fissarono nei loro scritti il ricordo di questo evento altamente distruttivo. Ecco poi come si spiegherebbe la presenza di oltre 60, ripeto, 60 diverse stesure del racconto del diluvio che provengono da tutto il mondo. Ho capito. Bene, di questo evento noi ne troviamo tracce e descrizioni in un antico testo, il libro di Enoch, il patriarca antidiluviano che era il bisnonno di Noè, il quale nell'altrettanto famoso libro dei vigilanti ci parla di un disastro imminente proveniente dal cielo. Infatti, lui dice, vidi il cielo che precipitava ed era sopraffatto e cadeva sulla terra. Insomma, il disastro, diciamo che era imminente. E i vigilanti lo sapevano, quelli che avevano peccato con le belle figlie dell'uomo, no? Per i quali Dio aveva decretato la loro fine perché non approvò assolutamente quell'evento. Beh, questi vigilanti, angeli o serpenti, come ho già detto altre volte, corrispondono, secondo il risultato delle mie ricerche, a quei famosi Igigi dei Sumeri. Gli alieni, insomma, detto proprio fuori dai denti. Beh sì, in effetti i vigilanti che erano stati estromessi chiesero anche ad Enoch di intercedere nei confronti di Dio per chiedere la grazia, ma insomma, in fondo loro chiedevano di sapere qual era il luogo sicuro in cui ripararsi. E in estrema sintesi e in conclusione, sì, possiamo affermare, lasciando sempre, no, delle percentuali di probabilità che non sia così, per onestà intellettuale, che quello che oggi è Dio, Elohim, El, Ilu, eccetera, eccetera, gli Annunaki, non provocarono nessun diluvio, ma ne fecero una strumentalizzazione, manipolarono il genere umano facendogli credere che fossero loro o lui, nel caso dell'interpretazione monoteista del termine, a provocare l'evento, no? Per dimostrare la propria forza, il proprio potere, ma loro avevano solo la conoscenza, ma non la capacità di fermare quell'evento. Ho capito. Biagio, ma questa sera lo dirai davanti al prete? Se me lo chiedono, perché non rientra nel programma. Ho capito, va bene. Senti Biagio, ricordiamo dove è la conferenza, perché mi sa che noi vedremo delle belle questa sera. Sì, è a Mugio, sì, presso la parrocchia San Carlo, alle ore 21, nella sala San Giovanni, ed è in via San Carlo 1. Benissimo, grazie molte Biagio, un salutone. Grazie a te e a tutti i radioascoltatori. Grazie.